va bene? Allora, è sempre arduo arrivare a definire accademicamente l'inizio e la fine dei periodi storici. Questo soprattutto quando i periodi storici hanno una valenza molto ampia, sia diciamo cronologicamente ma territorialmente, nel senso che dire il Medioevo finisce in quel determinato anno oppure il Rinascimento inizia in quell'anno è sempre molto molto difficile ed è comunque una cosa che serve solo a livello scolastico per inquadrare, schematizzare la storia. Questo diventa tanto più difficile quando ovviamente noi parliamo, contestualizziamo in senso continentale, cioè l'Europa è un territorio comunque molto ampio, con differenze di carattere socio-culturale evidentissime, quindi è chiaro che non si può dire che il Rinascimento comincia in Europa in questo periodo, perché ci sono dei luoghi in cui il Rinascimento avviene molto molto tempo dopo, altri in cui certamente avviene prima. Dovremmo tra l'altro metterci d'accordo sul concetto del Rinascimento, una parola che, come io dico sempre, noi in Italia in genere abusiamo, noi siamo un po', tendiamo ad essere un po' malati di Rinascimento, ci facciamo grandi di questa fase socioculturale che è appunto una delle caratteristiche peculiari della nostra storia e politica e culturale. Tuttavia, come ripeto, è difficile dire quando è che si entra nel Rinascimento o si esce nel Medioevo. Io a livello provocatorio spesso mi piace dire, quando faccio a volte le lezioni, magari nelle università, eccetera, cioè, è il Rinascimento meno un quarto, cioè tra un quarto d'ora comincia il Rinascimento. Cioè, non succede certamente così. Quindi dobbiamo innanzitutto capire quali sono le differenze tra quello che era avvenuto prima e quello che avverrà dopo, dal punto di vista appunto sociale, culturale, politico e così via. Qual è la caratteristica, ad esempio, più peculiare di quel periodo che noi chiamiamo il Medioevo? Io parlo in senso molto ampio, quindi sia in Spagna come in Europa, come in Italia, come nel Nord Europa, come nel Vicino Oriente. Ciò che domina la cultura del Medioevo, ciò che definisce il Medioevo, è sostanzialmente un tema, un carattere veramente potremmo dire assoluto, un dominare assoluto della Chiesa. Attenzione, non del cristianesimo, della Chiesa. In che senso? Nel senso che la Chiesa entra in merito a tutto. La musica è una musica esclusivamente ecclesiastica. L'arte si occupa solo di temi cristiani, la filosofia è solo una ancella della teologia, la politica è dominata comunque dagli interessi connessi con la Chiesa, del potere della Chiesa. Questo è ciò che caratterizza maggiormente il Medioevo. È talmente preponderante il tema della Chiesa, a vari livelli, ma comunque preponderante in tutta Europa, che anche chi si deve contrapporre alla Chiesa, anche i nemici della Chiesa, non sono mai laici. È gente che comunque professa un cristianesimo diverso. Cioè, se la Chiesa in realtà è dominante, diciamo che i nemici della Chiesa sono quelli che la Chiesa chiama eretici, ma non sono dei laici. Praticamente non esiste qualcosa di laico nel Medioevo. Perché anche i musulmani che si contrappongono ai cristiani in ambito di crociate portano avanti una loro religiosità, non sono dei laici. Ecco, ciò che connota il Medioevo è il permeare dell'aspetto religioso in tutti gli aspetti della vita, del mondo, dell'esistenza, dall'arte alla cultura, alla letteratura, alla filosofia. Se voi mettete di punta a cercare qualcosa di laico nel periodo medievale, praticamente non esiste. Una cosa succede, a un certo punto tutto questo strapotere della Chiesa, in momenti diversi in varie parti dell'Europa o del mondo in genere, entra in crisi. Ebbene, possiamo dire che ogni volta che esiste un popolo o esiste uno Stato in cui questo strapotere assoluto della Chiesa
viene meno, possiamo dire che lì è iniziato il Rinascimento. Attenzione, questo non vuol dire che si passa a un ateismo o a una, diciamo, non presenza del cristianesimo. Non è così. Perché alcuni dei più grandi pensatori, filosofi, intellettuali, umanisti del Rinascimento furono comunque uomini di chiesa. È chiaro? Cioè furono comunque spesso dei religiosi. Però sono persone che è come se cercano di far coincidere il tema della cristianità con il mondo e così via. Cioè nel Medioevo tutto si piegava all'interesse della Chiesa, non del cristianesimo, della Chiesa. Comincia il Rinascimento quando ci sono molti pensatori che ritengono che con buona pace della Chiesa si possa trovare in realtà una sorta di compromesso tra la religione cristiana e il mondo, la politica, la società, eccetera. Quindi non vuol dire che si deve fare a meno di Dio, significa che le leggi di Dio riguardano Dio, ma la società e gli uomini così vivono secondo una logica diversa, è chiaro? Quindi questo significa entrare nel Rinascimento, è qualcosa che va oltre certi aspetti di carattere espressamente culturale. Soprattutto, che cosa vogliono gli uomini del Rinascimento della Chiesa? Vogliono fare a meno della Chiesa? No. Non esiste nessuna ideologia comunista nel Rinascimento. Vogliono una riforma. Cioè, una riforma significa adattare la legge della Chiesa, da cui non si può prescindere, alla società. Questo chiedono il pensiero del Rinascimento. E quindi è chiaro che ogni diversa nazione, ogni diverso popolo, ogni diversa comunità, in base alla presenza forte che ha della Chiesa al suo interno, si adatta maggiormente. Perché il Rinascimento è molto forte all'inizio in Italia? Perché in Italia la presenza della Chiesa era dominante e quindi ovviamente il divario, cioè la differenza tra quello che c'era prima e quello che c'era nel Rinascimento diventa particolarmente manifesto, particolarmente evidente. È chiaro? Questo è quello che noi possiamo arrivare a dire, a portare sul passaggio, mi ripugna usare la parola del Rinascimento, il passaggio dal Medioevo e il non Medioevo. In realtà anche in pieno 400, in pieno 500 ci furono dei luoghi in cui il Medioevo dura tanto, dura veramente tanto. Altrove finisce un secolo prima. Uno dei luoghi in cui il Medioevo finisce più tardi è Roma. D'altro canto Roma non può prescindere dalla presenza del papato, no? Che ovviamente dominava tutti gli aspetti della cultura romana. Non solo, ma la presenza del papato a Roma era qualcosa di talmente evidente che una società romana alla fine del 400, la società di Roma era una società, una popolazione che era fatta almeno tra il 60 e il 70% di preti. Come fa a uscire fuori dal Medioevo una città che per il 70% è fatta di preti? Possibile, no? Quindi, infatti, a un certo punto, quando è che Roma entra, tra virgolette, in realtà Roma non entra mai nel Rinascimento, non esiste un Rinascimento romano, esiste un'arte romana del Rinascimento, ma un Rinascimento romano non esiste. Ma diciamo, un pochino si può dire che questo avviene nel 500, cioè mentre Firenze, Venezia, Ferrara, Mantova, Modena erano già nel Rinascimento agli inizi del 1400, a Roma il Rinascimento comincia da un certo punto di vista nel 500, quando Roma ormai si è riempita di spagnoli, di francesi, di tedeschi, cioè di gente che non è italiana e che quindi ha aumentato la percentuale dei non preti nella popolazione. È questo che succede. E quindi che succede? Che è molto tardi, ma il 1500 già, come vedremo, non è più Rinascimento. Comunque, arriviamoci pian piano. Questa è un po' la situazione dell'Europa che noi abbiamo nel passaggio tra il 1300 e il 1400.
ci sono tante differenze. Queste cartine in genere ci danno sempre un'idea molto sbagliata, no? Perché queste cartine disegnano i territori, perché noi vediamo la Francia, poi vediamo la Spagna, poi vediamo il Portogallo e l'unica cosa che facciamo è una distinzione territoriale. I territori della Spagna sono più grandi dei territori della Francia, i quali sono più grandi dei territori del Regno dell'Inghilterra e tutti quanti sono più piccoli del Sacro Romano Impero. Le cartine ci dicono solo questo. Non ci indicano in realtà delle questioni sociali che ci sono in queste cartine. Cioè, il Sacro Romano Impero è molto più grande della Spagna, ma come livello di popolamento, come evoluzione culturale, come insediamento, è tutto molto diverso. Quindi le cartine non ci danno giustizia delle differenze che ci sono in questo momento nel 1400. Non siamo in epoca feudale, perché questa è la vera differenza che segna la fine dell'epoca medievale in Europa, che non ci sono più quegli equilibri che si erano creati nel corso di tutto il Medioevo. I 1000 anni del Medioevo, più o meno, hanno cercato un loro equilibrio. Equilibrio dove in realtà la società medievale era una società equilibrata, era una società che ovviamente aveva grandi contrasti, come le società di tutte le epoche, però aveva un suo equilibrio. C'era la nobiltà che non lavorava, la nobiltà non ha mai lavorato nella sua, e la nobiltà era tale perché possedeva dei territori. Più un nobile aveva, più grande, più quel nobile era potente. Per cui vuol dire che il duca che controllava un ducato era più potente di un conte che controllava una contea. Era semplice. Poi al di sotto della nobiltà c'era una cavalleria, che era, potremmo dire, una sorta di organizzazione fatta di personaggi che facevano i combattenti dei nobili, cioè erano quelli che combattevano per conto dei nobili, anche loro non lavoravano, facevano in realtà i soldati, e questi soldati erano movimentati dai nobili, i nobili li pagavano e questi cavalieri andavano a combattere. Poi c'era la povera gente, che la maggior parte, che erano gli unici che lavoravano e che facevano in realtà o i contadini, o gli artigiani e così via. Questa è tutta la società medievale, era organizzata in questo modo e era chiusa in se stessa. C'era una società fatta in questo modo in Senigallia, una società fatta in questo modo a Iesi, una società fatta in questo modo magari a Pesaro o a Urbino. A un certo punto che cosa succede? Che la pace, l'assenza di grandi guerre, la pacificazione, ma anche una variazione climatica importante, una variazione climatica che comincia a intervenire alla fine del 1300, comporta nuovi equilibri. E questi nuovi equilibri scardinano tutto quello che c'era prima. Perché che cosa succede? Che muore meno gente, c'è un grande boom demografico, a questo punto bisogna dargli da mangiare a questa gente. E per dargli da mangiare bisogna che, poiché non si può da un giorno all'altro convertire una serie di terreni enormi in aree coltivabili, succede che diventa importante non la proprietà terriera, ma la capacità di produzione. Per cui c'erano duchi che erano duchi di intere catene di montagne, che non vale niente, perché sulla montagna non si coltiva niente. Quindi la gente, lo Stato, l'imperatore, chi per lui, se ne frega che sei un duca, se in realtà non produci niente. Mentre c'era magari un artigiano che stava dentro una città che produceva in continuazione e quindi dava tanto prodotto, tanto lavoro, tanto materiale. Quindi per 1000 anni più avevi a livello di terra, più valevi. Adesso l'importanza del possesso fondiario non conta più niente. E quindi che succede? Che per esempio nel Medioevo le abbazie, c'erano state delle abbazie potentissime, abbazie che stavano magari in Monte Cassino, che avevano però proprietà fondiarie in Svizzera,
oppure in Sardegna, oppure, ma erano terreni che erano accumulati in quanto tali, ma non erano messi a coltura. E quindi il possesso della terra non è più un presupposto di valore e di importanza politica. Questo che cosa comporta? Che la nobiltà va a picco. Andando a picco la nobiltà, i nobili continuano a essere nobili, ma non contano più niente. L'aristocrazia non conta più niente, perché l'aristocrazia era tutta fondata sui possessi di terreno. E questo avveniva in tutta l'Europa. Nel momento in cui, pensate, in Italia, per male dove mi giravo, c'era un paesello, un borghetto, eccetera. Pensate alla Germania, dove c'erano delle famiglie nobili che possedevano tutta la Sassonia, che sono tutte foreste, o tutta la Franconia, o tutta la Baviera. Territori enormi che non valgono niente, perché non producono niente. Solo legno. E quindi che succede? Che tutta la nobiltà decade. Ma decadendo la nobiltà decade anche quello che è la nobiltà mantenga, per esempio i cavalieri. Questi cavalieri, se la nobiltà non hanno niente, che cosa fanno? Perché combattono. Non c'è più un cavaliere che si vincola a qualcosa. E che fanno questi cavalieri? O sono costretti a diventare altro, oppure cominciano a mettersi al soldo di chi è in grado di pagarli. Per cui si passa alle compagnie di ventura. Ma la compagnia di ventura è una cosa che in realtà viene va al servizio di chi la paga di più. E quindi decadono anche i presupposti, non solo economici, ma anche morali, che c'erano stati nel Medioevo, dove ogni città aveva la sua fazione. Decade il concetto delle fazioni, decadono le ideologie. Non c'erano più città, i guelfi che combattono contro i ghibellini. No, perché l'esercito, che era un esercito che prima combatteva con una ideologia, adesso combatte per chi lo paga. Quindi crollano le ideologie. Noi ne sappiamo qualcosa del crollo delle ideologie. Una volta c'erano i fascisti e i comunisti. Adesso non ci sono più i fascisti e i comunisti. Cioè, ci sono, ma sono finti. Perché a volte ci troviamo un fascista che si comporta come comunisti e viceversa. E questo crea ancora più confusione. È quello che succede nel passaggio tra il Medioevo e il cosiddetto Rinascimento. Non ci sono più dei colori chiari da seguire. Non c'è più il nobile, non c'è più il ricco perché c'ha i soldi. No, esiste una ricchezza virtuale, anche questa, come va di moda di dire adesso, in questa fase storica. E questo fa entrare in crisi tutto quanto ciò che c'era prima. Soprattutto vanno in crisi i poteri universali, cioè il Papa o l'imperatore. Vanno in crisi. Va in crisi il papato, perché il papato ha esagerato. Il papato è stato dominato al suo interno dalla stessa Chiesa. Ci sono stati movimenti come i francescani, i domenicani, che presentano un cristianesimo alternativo, che a volte è in aperto contrasto con il papato. E ci sono molti uomini politici che hanno cavalcato questo contrasto. Quindi il papato ha perso la sua intoccabilità o la sua infallibilità. Lo stesso dicasi il Sacro Romano Impero. Il Sacro Romano Impero, l'imperatore, era importante perché era romano, ma in realtà poi era importante perché i vari principi nobili votavano per lui. Ma se i nobili non ci stanno più, ecco allora che non c'è più un potere imperiale assoluto. Ormai nel 1400 il titolo imperiale è dato più o meno stabilmente agli Asburgo, agli austriaci, e gli austriaci, con tutto il rispetto per Sissi, era un popolo che si era appena affacciato nella storia. Questi erano i tedeschi, ma nel 1400 gli austriaci, ma chi conosce? Cioè, gli austriaci erano un piccolo stato in mezzo alle montagne. Gli Asburgo erano una piccola famiglia che stava praticamente sulla montagna della Svizzera, erano svizzeri prima, gli Asburgo. E quindi ovviamente non c'è più questa importanza del Sacro Romano Impero. Qualcuno dice, ma no, l'impero c'è ancora, l'impero orientale, Costantinopoli, ma ormai l'impero orientale
L'impero bizantino era diventato la sola città di Costantinopoli. Tutto il resto era stato occupato dai turchi. E allora quei punti fermi che c'erano stati, il Papa, l'imperatore o il Sacro o l'imperatore orientale, non ci sono più. E nel crollo di questi punti fermi proliferano tutta una serie di altre possibilità, di altri valori, di altri tentativi di attaccarsi a qualcosa. Ecco, questo è quello che segna quello che noi chiamiamo il Rinascimento. La fine dei valori, diciamo, tradizionali, ormai quasi non hanno più ragione di essere. Per secoli c'era stato il contrasto, no? La lotta per le investiture tra il Papa e l'imperatore. Quante volte possiamo parlare Canossa e lo scontro per le investiture tra il potere laico dell'imperatore e quello del Papa. Il Papa che ricattava l'imperatore con la scomunica o dicendogli che non lo incoronava imperatore. E tutti questi imperatori che scendevano dalla Germania a Roma per essere incoronati. Andiamo nel 1400, a nessun imperatore frega più niente di essere incoronato a Roma. Infatti nessuno più incoronato a Roma. I papi scomunicano, ma nessuno viene portato niente alla scomunica, già prima. Enrico IV di Germania, al fatto che è stato scomunicato, ha passato 3 giorni e 3 notti in mezzo alla neve e al Canossa. Già Federico II di Germania è stato di Svezia, scusate, è stato scomunicato e non è fregato niente. Cioè, vanno a diminuire enormemente questi valori. E quindi ovviamente decade anche il potere uno sull'altro, decade l'importanza, decade quei presupposti su cui si era fondato tutta la società che c'era stato in un momento. Ma questo non avviene da oggi al domani, questo avviene in momenti molto diversi, in base a diverse zone dell'Europa. In alcune zone avviene prima, in altre zone avverrà secoli dopo, in altre zone ancora non avverrà mai. È chiaro? Quindi sono situazioni che si complicano moltissimo tra la fine del 400 e l'inizio appunto del 1500. Perché là c'è sempre un governo papale, no? Però che succede? Che prima c'erano in realtà i papi che facevano poi il loro bello e cattivo tempo. Adesso ci sono dei re, i re di Francia o i re di Spagna, che non sono neanche imperatori, ma che pure controllano la politica papale. Perché prima un imperatore che era imperatore non riusciva a contrastare il Papa. Adesso re, che ufficialmente sono molto meno importanti degli imperatori, controllano però la politica del papale. Perché appunto è la società, è la politica papale, è la figura stessa del papato che ha diminuito molto la sua importanza. Perché è stata delegittimata dall'interno. Perché ci sono cardinali o ci sono ordini religiosi che sono più importanti del Papa. È questo che sta succedendo. Perché queste grandi figure sono state svuotate di molta dell'importanza che saranno portate avanti per secoli. E quindi considerate che dopo che il papato è stato per 70 anni ad Avignone, nel 1300, e che ci sono stati contemporaneamente a un certo punto 4 papi, uno ad Avignone, uno a Costanza, uno a Roma, uno a Parigi. Ma volete ancora parlare di primato della Chiesa di Roma? Di santità del papato? La gente non ci crede più. E quindi ovviamente certe cose che il papato paventava non hanno più senso. Ma è nell'ordine delle cose. Ci sono voluti 1000 anni, ma alla fine questi grandi poteri hanno perso enormemente la loro importanza. E questo, come io ho detto, fa spazio ad altro. Per dire, questa carta, in quali papi credevano? Ecco. La Francia e la Castiglia e i Napoli credevano in un papa, quello che si trovava ad Avignone. Ma intanto la Germania credeva in un altro papa, quello che intanto era stato eletto scismatico a Roma. Ma intanto l'Inghilterra, metà dell'Italia e l'altra parte dell'Italia chiedeva un altro papa ancora. Quindi all'interno del mondo cristiano avevamo questo scisma, il famoso scisma d'Occidente. E quindi è chiaro che
Chi ne esce sconfitto da tutto questo è la stessa figura del papato. E quindi questo indica la crisi del papato. E voi capite, se il Medioevo era stato segnato dallo strapotere della Chiesa, il crollo di questo strapotere di fatto indica la fine del Medioevo. A questo poi si aggiunge un'altra cosa importante, che alcune invenzioni grandi, come la stampa, svincolano la conoscenza dalla Chiesa. È chiaro? Alcune invenzioni straordinarie come l'orologio svincolano il tempo dalla Chiesa. Prima io per sapere dove erano, me lo diceva il prete che dentro la chiesa a un certo punto faceva suonare le campane a una certa ora. Poi a un certo punto lo dirà l'orologio che sta avvicinando la chiesa. Ormai nel 1400 praticamente ognuno dentro casa c'è l'orologio. Quindi lo sa lui che ore sono. E quindi regolamenta il suo tempo in base al suo orologio. E i libri, la stampa, ciò che la stampa è. L'ho detto prima, la cultura, la letteratura, la musica, era tutto legato alla chiesa. Adesso no. Adesso la stampa consente di diffondere in modo più economico la cultura. Quindi teoricamente io posso andare in una libreria e comprarmi la Bibbia, me la leggo da me. Poi magari certe cose non le capisco, ma la posso leggere io. E leggendola io, adesso dico una cosa, leggendola io la posso leggere tutta. In realtà la Chiesa mica me la legge tutta. Neanche il Vangelo ne legge tutto. Se voi andate a vedere, in realtà, nel calendario liturgico, gira gira, ogni anno sono letti sempre gli stessi pezzi. Ci sono delle parti che non sono mai lette. Perché? In realtà, se ce l'ho dentro casa, posso leggermela tutta. Non dico che la capisco, ma posso molto meno dire, e perché questa prete non l'ha mai letta? Ecco, questo è molto importante, perché segna una progressiva perdita di importanza della Chiesa. Sottolineo di nuovo, della Chiesa, non del cristianesimo. Il Rinascimento non è un movimento ateo. Poi in seno al Rinascimento ci sono anche dei movimenti persino neopagani, ma non atei. Il Rinascimento non è un movimento ateo. È un movimento che anzi continua a pascersi del cristianesimo. Ma un conto a parlare del cristianesimo, un conto a parlare del potere della Chiesa, peraltro della Chiesa di Roma. E quindi certe cose contribuiscono a far finire e morire, se vogliamo, un mondo. D'altro canto anche l'Oriente ha le sue beghe, perché anche l'Oriente all'arrivo ovviamente l'impero bizantino, l'impero orientale, come detto, ormai è ridotto alla sua città di Costantinopoli. C'è l'arrivo dei turchi, e l'arrivo dei turchi da noi è vissuto in modo terribile, no? Come se ce l'avessimo dentro casa quando arrivano a Costantinopoli. In realtà non è stato propriamente così. Fatto sta che la caduta di Costantinopoli ha segnato certamente nell'immaginario della gente del 400 un cambiamento di status. In realtà anche questo è un po' un mito, cioè la caduta di Costantinopoli è vissuta come mito da noi uomini moderni a partire soprattutto del 1800. Cioè c'è questo grande fatto che cade Costantinopoli, quindi i turchi arrivano fino a qui. In realtà non è stato cioè c'è molta gente che ha brindato quando è caduto a Costantinopoli, e una di queste che hanno brindato è stato proprio il papato. Certamente non tutti i papi, ma alcuni papi sono stati ben contenti della fine di Costantinopoli. Non parliamo poi di quanto è stato contento il Regno di Francia, di quanto è stato contenta la Repubblica di Genova, in parte anche Venezia e così via. Però diciamo che anche la caduta di Costantinopoli è stata la fine di uno di questi poteri universali che avevano contribuito a dare un certo equilibrio nel Medioevo. E l'arrivo poi degli ottomani, Maometto II il Conquistatore, è stato
visto in un modo ancora diverso, tra l'altro per una strana serie di combinazioni. Non è questo in realtà il momento di parlare di questo argomento, che meriterebbe non solo una conferenza, ma addirittura meriterebbe un ciclo di conferenze, ma una delle, tra virgolette, sfortune, una delle strane problematiche, che questo signore qui, cioè il conquistatore di Costantinopoli, si chiamava Maometto. Perché se invece si fosse chiamato Filippo, vi posso assicurare che la storia l'avrebbe visto in modo molto diverso. Ma guarda caso si chiamava Maometto, come in realtà il fondatore dell'Islam. E quindi la presa di Costantinopoli è stata vista come un'islamizzazione dell'Impero d'Oriente, cosa che non era assolutamente così. Però in realtà si chiamava Maometto, la storia non si fa con i sé, e quindi noi oggi l'abbiamo vissuto in modo molto diverso. Insomma, questo sarebbe un altro, davanti a un altro argomento. Fatto sta che l'Europa, a un certo punto, da questo momento in poi, si sente con un popolo strano e straniero e, diciamo, infedele all'interno del suo territorio. E quindi comincia ad esserci il metus turcus, cioè la paura dei turchi. Mamma li turchi, appunto, no? Se vogliamo. Un adagio che non è poi nel modo di dire. In realtà anche questo va valutato in tutta una serie di problematiche che si stanno innescando in questo momento, appunto, nell'Europa tra il 1400. Però ha un suo valore nel discorso che dobbiamo fare noi, perché ricordate, l'ho detto anche altre volte, è nel confronto con gli altri che l'Europa riscopre se stessa. E nel confronto con quelli che, per esempio, non sono cristiani, che l'Europa riscopre la sua identità cristiana. E quindi l'arrivo dei turchi a Costantinopoli curiosamente rinsalda certe identità europee. L'Europa si sente tale perché si sente cristiana. E quindi, prima, come so che l'Europa, ricordate, aveva preso la distanza dal Nord Africa. Quindi si passa da una prospettiva mediterranea a una prospettiva europea. Adesso si passa da una prospettiva europea generica a una prospettiva dell'Europa occidentale. Per cui abbiamo detto anche l'altra volta, nella nostra testa l'Europa è Francia, Germania, Italia, è al limite un pezzetto della Spagna. È chiaro? Ed è nel confronto con quelli che appunto cristiani non sono. L'Italia poi in tutta questa situazione ha una situazione estrema. Perché? Perché tutto sta andando veramente alla malora rispetto a quella che è la situazione medievale, ma stanno nascendo nella crisi dell'impero, del papato, eccetera, stanno nascendo questi stati. Il 500 è il momento in cui, anzi il Rinascimento, è il momento in cui si configurano i regni, il regno di Francia, il regno d'Inghilterra, il regno d'Olanda, il regno di Spagna, quei regni che arrivano fino a noi, fino alla nostra epoca. Diciamo che l'Europa nasce fatta come la conosciamo noi in questo momento, tra la fine del 1400, anzi, tra gli inizi del 1400 e la metà del 1500. Ma l'Italia è un posto diverso dagli altri. Perché? Mentre altrove stanno nascendo questi regni, in Italia c'è una società diversa dal resto dell'Europa. Perché se in Europa nascono i regni, in Francia nasce in Francia, in Spagna con in Spagna, eccetera, questi regni che nascono scimmiottano un po' la situazione che era stata dell'impero. Cioè c'è il re di Francia che costruisce intorno a sé una nobiltà. Quindi il re riproduce in piccolo quell'aristocrazia, quella nobiltà che c'era stata nel Sacro Romano Impero. La stessa cosa fa l'Inghilterra, la stessa cosa fa la Spagna. In Italia un regno non c'era. E non essendo un regno d'Italia, non c'è una nobiltà in Italia. Perché i nobili che c'erano stati in Italia prima erano tutti quanti francesi, tedeschi, erano nobili non italiani. La nobiltà italiana non esisteva. E allora cosa succede? Questo aveva lasciato spazio
all'imprenditoria, soprattutto quelle persone che erano state in grado di controllare certe situazioni economiche, avevano proliferato. L'Italia era stato un luogo in cui nel 1100-1200 erano proliferati i comuni, e in seno ai comuni, nella società dei comuni, la libera imprenditoria era diventata importante. Soprattutto non essendoci un nobile, nel comune alla fine comandava chi era più produttivo, chi aveva più soldi. Soprattutto se poi si era in grado di provvedere in certe forme, soprattutto con il credito. In Italia, peraltro, per un divieto che era stato fortemente voluto dal papato nel Medioevo, il credito non aveva fatto la fine che aveva fatto, per esempio, in Francia o soprattutto in Spagna, cioè che era legato agli ebrei. Nell'Italia del 1400 di ebrei ce n'erano pochi, e quindi la gente che accumulava soldi e li prestava non erano gli ebrei, cosa che invece accadeva in Spagna. Per cui c'erano delle famiglie nei comuni italiani che, sfidando apertamente quelli che erano i divieti della Chiesa, accumulavano soldi e li prestavano. Le banche in Italia non erano banche di ebrei, erano banche private, erano famiglie che raccoglievano soldi e li prestavano e li investivano, perché l'unico modo era mettere a produzione questi soldi. Famiglie che si sviluppano soprattutto a Venezia, ma in modo particolare in Toscana, a Firenze, a Siena e così via, luoghi dove il far circolare questi soldi genera un indotto, genera in realtà una produzione anche agricola, anche commerciale. Per cui cosa succede? Che fioriscono, in questo caso, le grandi famiglie italiane, che non sono nobili, lo diventeranno poi nobili, ma i Medici, gli Estensi, i Gonzaghi, tutte queste famiglie qui, non sono famiglie nobili, non hanno un titolo nobiliare, ma controllavano l'economia. E nasce praticamente una situazione strana nell'ambito di queste famiglie dell'Italia, una situazione che noi dobbiamo andare a, pensate a città come per esempio Firenze, no? Cosa diventa Firenze nel 1400? Cosa diventa Modena, Ferrara, Venezia, Napoli? Cosa diventano queste città? E creano una società strana, fatta da queste famiglie, innescando un procedimento che diventa poi connaturato con l'Italia. E io purtroppo adesso devo utilizzare un termine che mi ripugna, perché mi ripugna, ma che di fatto è il termine che rende molto bene la cosa, e che è quello che di fatto disegna la società italiana nel 1500. E nel 1400, quindi prima ancora, e cioè quel termine che noi oggi parliamo di mentalità mafiosa, perché è questo che nasce in Italia. Dove tu avevi una città come Firenze che aveva una sua amministrazione, aveva di fatto il comune di Firenze, dove c'era un gonfaloniere, che era una sorta molto simile al sindaco, che riuniva il consiglio delle corporazioni, delle famiglie. Però al di là di questo c'erano alcune corporazioni più importanti di altre, perché maneggiavano il denaro, e queste corporazioni erano controllate da una banca che le finanziava, e questa banca era di un privato cittadino, che nella fattispecie era la famiglia dei Medici. Per cui che succede? Che i Medici non ricoprivano nessuna carica, se ne guardavano bene da come le cariche. I Medici non avevano nessun ruolo nell'amministrazione, non erano mai gonfalonieri, non erano mai, ad esempio, comandanti del bargello, comandavano molto più stando dietro questi personaggi, è chiaro? Cioè, in realtà, nella Firenze dei Medici, ma oserei dire anche nella Ferrara degli Estensi o nella Mantova dei Gonzaga, tu, per occupare un posto di prestigio, dovevi essere vincolato a quella famiglia lì. Erano loro che ti facevano andare avanti.
poiché questi personaggi non occupavano nessuna carica, non erano delegittimabili, perché io non li voto, quindi non li voto, io non ce li metto. No, erano persone che governavano da dietro, eleggevano loro, sapevano la politica, e c'era un unico modo per delegittimarli: ammazzarli. Come si cerca di fare nella congiura dei pazzi, dove si cerca di ammazzare la nostra nemico, come si cerca di fare con Borso d'Este, come faranno con Alfonso d'Este, lo ammazzano, è chiaro? Come si ammazzavano i tiranni nella Grecia del VI secolo a.C., è chiaro? Si ammazzano, a volte si ammazzano da una sommossa popolare, più frequentemente li ammazzano i loro avversari politici, altre volte gli faranno ammazzare qualcuno più importante a cui non esiste, per esempio il Papa. Il Papa che fa ammazzare quello. È così che funziona, e questa è la politica del Rinascimento. Noi poi del Rinascimento vediamo i grandi palazzi, i grandi affreschi, eccetera, ma la società è questa, è una società che ha un'organizzazione strutturata secondo delle logiche mafiose. Ovviamente noi oggi pensiamo ad altre categorie, ma la struttura era quella. Non c'era certamente l'indotto portato dal traffico degli stupefacenti, ma i medici controllavano gli appalti. I medici hanno utilizzato una montagna di denaro per fare la cupola di Brunelleschi, quando intanto a Firenze c'erano i problemi con la rivolta dei Ciompi. Cioè, è questo che creava. È loro che decidevano come spendere i soldi pubblici. Poi una parte di quei soldi erano anche loro, ma guidavano i finanziamenti pubblici, guidavano le imprese, facevano far dichiarare guerra a Firenze a chi diceva un loro. È chiaro? È una logica di questo tipo. Noi oggi, quando pensiamo alla logica mafiosa, pensiamo a realtà diverse, pensiamo, che per dire, a Matteo Messina Denaro o a Totò Riina, eccetera, ma è il meccanismo che organizza la società. E curiosamente, questa cosa faceva circolare il denaro. Faceva il denaro. Tanto che poi induceva la gente a domandarsi se in realtà non fosse meglio così. Come tante volte anche noi oggi, in nostra società, ci domandiamo se all'epoca della Prima Repubblica in realtà tutto sommato non circolasse più denaro. La Prima Repubblica, cioè, rimpiangersi personaggi che all'epoca abbiamo mai, però tutto sommato loro rubavano, ma loro stavano tutti meglio. Questo ci si domanda a volte, ed è questo che in realtà si domanda da Firenze, nella società italiana, di questo tipo. Se noi leggiamo i giudizi che le fonti o la diplomazia francese o inglese dà dell'Italia del 1400, c'è da rabbrividire. Nella letteratura, nella diplomazia inglese o francese, l'Italia è il posto della corruzione, è il posto dell'intrigo, è il posto degli assassini. Ambasciatori francesi che vengono mandati in Italia nel 1400 che fanno testamento per venire in Italia. Eppure noi ciò come? Noi abbiamo i Brunelleschi, sì, ma la società che c'era dietro era ben diversa. Era una società appunto dell'intrigo illegale, della corruzione, della varie forme di pressione elettorale, economica. Questo. Ma il risultato di tutto questo qual è? È una potenza esercitata non dai nobili, ma da chi riesce a movimentare i traffici. Perché questo è la movimentazione dei traffici. Per cui succede che città che di fatto a livello produttivo non hanno niente. Ferrara stava in mezzo alle paludi, all'epoca come oggi, ma Ferrara potere enorme, economico. Perché ovviamente movimentano denaro, movimentano traffici. E in questo caso movimentano anche una forma di affermazione politica importantissima, che è la cultura. La cultura come forma di affermazione politica. Firenze
promuovendo certe forme di cultura, certe forme di arte, era onnipresente. Perché ovviamente vi ha una società, questa, che comincia a guardare non a dei valori che c'erano stati prima e che adesso non contano più niente. È cambiata la forma di, per esempio, affermazione culturale a livello anche di coinvolgimento delle masse. Nel Medioevo chi è che faceva tanta, riscuoteva tanto successo? L'asceta. La storia del Medioevo è piena di asceti. Chi sono gli asceti? Gente che stava dentro una grotta, non c'era una montagna, non faceva niente, però tutta la gente andava da loro e guidavano, questi asceti, guidavano l'opinione pubblica di migliaia di persone. Persone come San Benedetto, come San Francesco, che anche se loro materialmente non fanno niente, ma tutto il potere degli angioini nel sud Italia, nel Medioevo, si fonda sull'adesione ai modelli francescani. Ecco perché dove vanno gli angioini? Ci sono i conventi di San Francesco. Gli angioini propugnano il modello del francescanesimo. Nel 1400 non è più così, non c'è più l'asceta, che non si sa più o meno, c'è un'altra categoria, l'intellettuale, l'umanista. L'umanista che propone un modello che non è religioso, o meglio, a modo suo è religioso, ma è una morale, che non è una morale cristiana, è una morale legata a un concetto etico che corrisponde più o meno a quello dell'antichità classica. Questo è il modello culturale del 1400. Io propugno le idee più allucinanti che esistono, il modello che esistono, ma mi schermo dietro il fatto che lo facevano i greci o lo facevano i romani. E questo modello dell'antichità classica, propugnato dagli umanisti, diventa una nuova affermazione politica. Ma questa cosa funziona in Italia, appunto, perché in Italia non c'è un potere forte. Ci sono tanti poteri locali incarnati appunto da queste diverse famiglie. E ovviamente cominciano questi modelli, questa dinamicità, a essere incente. Perché l'Italia è il posto dove vengono tutti, passano tutti, e tutto ciò che è fatto in Italia arriva a diffondersi enormemente. Non esiste già nel 1400 un modello italiano. Non era certamente costruito sulla Ferrari o su Prada o su Rocco Barocco, è costruito su altri concetti, su modelli di carattere culturale, di carattere produttivo. Si comincia a parlare italiano nei mercati di tutto il mondo, perché i mercanti sono spesso italiani, anche se abitano a Parigi, o abitano in Spagna, o abitano nel nord Europa. E quindi noi vediamo che la società diventa dinamica. Il dinamismo della società italiana è molto forte, proprio perché è svincolata dalle leggi imposte da un regno, da uno stato forte e così via. Questi personaggi possono dirigere, abbiamo Lorenzo il Magnifico che va a negoziare la pace tra il Regno di Napoli e la Spagna, oppure che va in realtà a sottoscrivere un accordo tra il Papa e il Regno di Francia. Diventano dei garanti in virtù appunto del loro prestigio politico, anche se in realtà non contano niente perché non hanno nessuna carica ufficiale. Però sono personaggi a cui la gente va dietro. Questo è il modello italiano che va avanti. Poi potremo discutere sulla sua eticità, è chiaro, ma l'Italia è fatta così. Laddove noi abbiamo messo in discussione questo modello qui, abbiamo ammazzato l'economia culturale italiana, che dal 1400 era fatta su questo. Per carità, non voglio assolutamente io, per l'amor di Dio, e portare avanti un'etica, una moralità assurda, mai a fare un'apologia del pensiero mafioso, mai. Ma neanche possiamo pensare che una società strutturata
culturale, in quella italiana, possa adeguarsi a modelli che non sono modelli culturali che vengono da altri paesi. Cioè, non possiamo dire che la struttura della società tedesca sia adattabile alla struttura della società italiana. L'Italia è sempre stata una società produttiva, ma c'è sempre stata una produzione familiare. Cioè, noi siamo sempre stati un popolo dove c'era una società, una piccola industria a gestione familiare. E quella è la parte vincente. Non possiamo alla società familiare impostare un regolamento che si basa sulla multinazionale, perché se lo facciamo, la ammazziamo. È quello che appunto abbiamo fatto, abbiamo ucciso l'economia italiana negli ultimi decenni proprio per questa ragione, è chiaro? Cioè, nel momento in cui io faccio un esempio, che vuole essere solamente un esempio, perché è il tempo di Dio, dico che nella grande, nell'industria deve lavorare solamente in forma legale il maggiorenne di 17 anni, tutte quelle società dove c'è l'apprendistato del figlio del padrone che andava lì, che andava già a 12 anni ma lavorava per il padre, è chiaro? E quindi a 20 anni era un perito, metti quel che io vieto questo, tutto l'apprendistato familiare lo vieto. E quindi non c'è mai un ricambio generazionale, è chiaro? Cioè, è normale, è la società che è strutturata di inerzia, perché ogni società si è evoluta nel corso dei secoli secondo quella che era la sua regolamentazione, la sua demografia, il suo clima, la sua società. Non si può adattare a un discorso continentale popoli molto diversi tra di loro, è chiaro? Cioè, il garzone che andava a bottega un tempo spesso era il figlio del titolare. Nel momento che non consento neanche più che faccia questo, non c'è appunto un apprendistato interno. Ma, e questa cosa si sta configurando in questo momento all'interno della società. È come il discorso appunto della società bancaria. Qui, il 1400 è il momento delle grandi banche, ma è il momento anche della proliferazione dell'uso del denaro. Nel Medioevo il denaro esisteva, ma non esisteva per il commercio minuto. Nel Medioevo che io andavo a comprare il pane con i soldi in tasca. Non esiste, c'era un'intera società medievale che non conoscevano il denaro, nel senso che non lo usavano. Si usava un sistema fondato su quello che ho detto ovviamente principio del credito medievale, cioè c'è una società dove c'è il panettiere e io vado dal panettiere, prendo il pane senza pagarlo e d'altro canto se io sono uno però che per lavoro fa in realtà fabbrica i cappelli, il panettiere quando gli serve il cappello lo viene a prendere da me senza pagarlo. E il garante di tutto questo funzionamento era l'amministrazione del comune, altrimenti non c'era l'uso di monete. Invece nel 1400 nasce l'economia del credito, e cioè della moneta. Che se voi ci pensate, ovviamente non viene inventata in questo momento, esiste già nell'antica Roma, ma un conto era una società come quella romana, con un forte potere centrale, un conto è quella del 1400. E comincia una serie di problemi enormi, perché ogni città pensa di crearsi come microcosmo nel 1400 e batte moneta. Battendo moneta significa che ogni riferimento è a quella moneta. Ma quante monete circolano? Ci sono monete che soddisfano la necessità di tutta quanta la popolazione che va a commerciare? No. Quindi che succede? Che chi ha la fortuna di averci il pezzo di metallo, la moneta, rientra nel commercio. Chi non ce l'ha quel pezzo di metallo, perché non ha modo di avercelo, perché magari fa il contadino, è escluso dal credito. E quindi aumenta il concetto del debito e la gente contrae debiti nel 1400. Come regola generale, più un popolo è indebitato, più l'economia circola nella fase del 1400. E quindi che succede? Che cominciano questi debiti, aumenta a dismisura il debito e gli unici che sono in grado di saldare
Questi debiti sono queste famose grandi famiglie, i Medici, Gonzaga, gli Estensi, eccetera, che sono banchieri, i quali non si possono far pagare. Se lui accumula tanto debito, con tutto il rispetto, l'accumula con me, io non gli chiederò mai di saldarmi, perché so che in realtà lui non mi potrà mai saldare. Gli dico, no, stai tranquillo, ti copro io. Ma a un certo punto, lui fa tutto quello che dico io. È chiaro? È così che queste famiglie accumulano potere. Cioè, è appunto quello che dico prima, l'economia mafiosa. Cioè, alla fine io controllo il debito di tutti voi, voi vivete benissimo. Volete vestirvi bene? Venite qua e copro io questo debito. Ma alla fine io vi tengo tutti quanti per i capelli. Perché ovviamente tutti quanti dovete fare quello che dico io. Eppure io non ricopro nessuna carica. Ma significa che se bisogna eleggere il consoloniere, decido io chi viene eletto. E voi, per carità, lo votate voi, per carità. Ma voi votereste mai qualcuno che non ho promosso io? È così che si costruisce l'economia della società italiana del 400. È così. L'unica città che un po' si distanza da questo è Roma, perché Roma è proprio il profondo medioevo, ancora nel 1400, e Napoli, perché Napoli è un regno, è il regno di Napoli, appunto. E quindi valgono delle logiche. Napoli è un po' assimilabile alla Spagna, alla Francia, eccetera. È una città che quasi non appartiene in questo senso all'Italia. Ovviamente queste famiglie poi si possono permettere il lusso, vedete, di presentarsi come delle famiglie messianiche, no? La cavalcata dei Magi, della cappella del Palazzo Medici Riccardi, i Medici che di fatto si presentano veramente come dei benefattori. Ma da un certo punto di vista è vero, perché danno lavoro, perché fanno girare l'economia. Poi è chiaro, vi siete fuori, noi, scusate, in televisione noi vediamo spesso, il telegiornale ci fa vedere spesso dei cortei, no? Per esempio in città come Palermo, eccetera, con gli striscioni contro la mafia. Ma vi ricordate quando qualche volta si vedono, per esempio, quegli striscioni della gente con la scritta "la mafia dà lavoro"? Perché spesso è così che succede, è chiaro? Noi non possiamo assurgere a giudici stando al di fuori di una società. Bisogna vedere i vari livelli di quella società come sono. Ed è la stessa cosa che è venuta nella Firenze di quel periodo. C'era gente che i Medici li voleva uccidere, ma c'era anche gente che lavorava grazie ai Medici. Era mafia di quel periodo. È la mafia di quel periodo, certamente. Cioè, noi è facile ragionare in certi termini, no? Quando si è al di fuori di un contesto sociale, ma quello è un contesto durissimo, molto complesso, difficile da valutare. Poi dobbiamo ovviamente valutare i vari livelli della popolazione. Cioè, noi se parliamo della società sovietica degli anni 70 e 80, la società sovietica ci farebbe dire. Voi sapete che mia moglie è russa, mia moglie dice, certo, da quando è caduta l'Unione Sovietica io sto qui. Dice, ma devo dire la verità, da noi nessuno moriva di fame. Mentre adesso ci stanno le persone anziane in Russia che per esempio devono vendersi addirittura le medaglie che avevano guadagnato quando erano ragazzi per campare, perché c'è la fame e c'è la mafia russa, cosa che non c'era. Quindi c'è una società al suo interno, ha delle dinamiche che spesso noi dall'esterno non riusciamo a capire. Ecco, questa è emblematica, no? Questo è un affresco all'interno della cappella Bardi che si trova a Santa Maria Novella a Firenze. Questo è emblematico perché qui si vede, guardate, allora, c'è il Papa qua. Questa è una storia che riguarda le storie di San Francesco, quindi è una cosa antica. Però noi dobbiamo vedere la scena. Questa è la pittura del 1400, la pittura è di Domenico Ghirlandaio. Questa. Si vede il Papa, poi si vede il Papa che sta approvando la regola francescana, perché la pittura del 1400 ma rappresenta una scena del 1200, e si vede accanto il consistorio, quindi si vedono giudici,
magistrati, procuratori, cardinali, tutti seduti. E al di fuori della sala concistoriale, quindi non inseriti nel complesso politico, così, fermi, che guardano, tutti gli esponenti della famiglia, medici, bardi e tornabuoni. Cioè, qui si è un ragazzo magnifico questo compito qua, il secondo partendo da sinistra. Personaggi che quindi ufficialmente non fanno parte di nessuna carica, ma che stanno fuori. È come dire, vi ricordate Cuccia? Quanti governi sono cambiati con Cuccia? Ma Cuccia c'era sempre lì. Poi nei governi sono cambiate tante bandiere, ma Mediobanca c'era. Stesso discorso qua. I medici stanno fuori lì. Cambiano le bandiere, cambiano i governanti, cambiano i magistrati, ma i medici ci sono. E questo era il caso di Firenze, se vedessimo il caso di Ferrara, di Mantova, così era esattamente la stessa cosa. Ma questa situazione qui, per quanto ci possa ripugnare, ha creato il Rinascimento italiano. Questo è il fatto. Altrove sono state situazioni magari un po' diverse, come qui, questo è il caso di Milano. A Milano, è una città che aveva interessi diversi, ma anche un'economia diversa. E noi abbiamo la famiglia dei Visconti con la famiglia degli Sforza, che anche lì loro di fatto non ricoprivano nessuna carica, però erano una famiglia più potente, perché Milano era una città che era famosa per le fabbriche di armi. E quindi Milano vendeva le armi a tutta l'Europa, intendiamoci. Era la più importante fabbrica di armi dell'Europa del 400. E quindi i milanesi avevano interesse che scoppiassero le guerre. Facevano di tutto per alimentare le guerre in giro per l'Europa. Ed ecco che quindi noi abbiamo i Visconti, dove c'era un affare intricato in tutta l'Europa, c'erano i Visconti in mezzo. E facevano di tutto per far scoppiare la guerra, perché loro ovviamente vendevano le armi. E dopo di loro la stessa cosa faranno gli Sforza, quindi è un'economia non basata sul denaro, cioè sul prestito, ma basata sulla movimentazione di armi. Per cui, ecco, la corte milanese è la corte di armi. Quando Leonardo da Vinci va a Milano, si mette a progettare armi, e le mitragliatrici, i carri armati, eccetera. Perché appunto Milano era quella che in Europa era lo stato più guerrafondaio che esistesse, e la politica degli Sforza e prima degli Sconti era fondata su questo, quello lì Francesco Sforza, personaggio che vede in mezzo. E questi personaggi chi erano quelli che non erano nobili, erano i famosi capitani di Ventura, queste persone che movimentavano i loro eserciti appunto in giro per l'Europa e che accumulavano anche loro crediti, no? Perché poi ovviamente questi capitani di Ventura, non essendo più i famosi cavalieri di prima, oggi combatto per lui, domani combatto per lui, eccetera, e a un certo punto se loro non riescono più a pagarmi, perché c'è quel famoso discorso che il denaro non circola, non c'è proprio materialmente il denaro, si basa tutto quanto sul credito. Per cui io combatto continuamente per lui, lui è il Papa, continuamente, a un certo punto io ho tanti di quei soldi che devo riscuotere da lui, che non esiste all'interno dello Stato o dei territori della Chiesa, tanto denaro per pagarmi. Quello che dice, senti, sai che faccio, come ti chiami tu, Federico? Ti regalo Urbino, Pietro Urbino. E nascono i Ducati di Urbino, nascono i Ducati di Castro, eccetera, perché è tutto fondato sul credito. Questi signori, che poi diventeranno a loro volta anche loro, signori, appunto Federico da Montefeltro, oppure Pandolfo Malatesta, sono tutti signori che erano prima capitani di Ventura, che accumulano tale quantità di denaro, e, cioè di credito, che alla fine vengono pagati con dei territori. E questo non fa che aumentare la frammentazione territoriale e i potentati di queste appunto famiglie. Mentre intanto l'Italia è attraversata da questa serie di eserciti di privati, di milizie, che combattono per l'uno, per l'altro, addirittura per gli altri paesi stranieri. C'è stato un caso interessantissimo durante la guerra dei cent'anni, dove gli eserciti che si combattevano, sia l'esercito inglese che l'esercito francese, hanno fatto tutti e due degli italiani.
perché erano tutti quanti che avevano vinto gli italiani che combattevano per quelli e per quegli altri. E quindi ovviamente considerate è negativo, perché poi sono eserciti prezzolati, quindi anche il tipo di moralità, di ideologie che hanno, comunque un'ideologia molto diversa. E questo caratterizza tutta quanta appunto la storia del 1400. Intanto che cosa succede? Mentre a livello socio-politico accade tutto questo, succede anche qualcos'altro che in questo caso non dipende dagli uomini. Abbiamo visto che la caduta dei poteri universali è un effetto della società umana. Le banche, le economie, c'è qualcosa che, almeno in questa fase, l'uomo non c'entra niente. Cioè, un cambiamento climatico. All'improvviso, nel 1400, comincia la cosiddetta piccola glaciazione. Questo è lo schema climatico. Vedete la linea, quella verde, indica il clima. Nel 1450 il clima precipita, comincia la piccola glaciazione, finisce l'optimum climaticum medievale e inizia la piccola glaciazione. Tutto ci voleva adesso tranne che la piccola glaciazione. È come la storia ha un strano senso dell'umorismo. È come far uscire il Covid quando in realtà stiamo appena appena riprenderci e uscire il Covid. Stessa cosa qua. La piccola glaciazione è qualcosa di terribile, perché la società medievale ha un certo equilibrio. In questo momento la società medievale è finita. Succede che siamo nel 1400, c'è il Rinascimento, cioè la popolazione delle città sta aumentando. Città come Napoli hanno triplicato i loro abitanti, città come Urbino hanno quintuplicato i loro abitanti. Roma, che è sempre stata un po' la fogna del mondo per questo aspetto, Roma si era raddoppiato gli abitanti, quindi dobbiamo mangiare. Abbiamo detto che si sta cercando di mettere a cultura tutto, all'improvviso arriva la piccola glaciazione. Quindi intere zone vengono, diciamo, rese impossibili da coltivare. In intere zone tornano le paludi, in altre zone le acque diventano irreggimentabili, le città della pianura padana fanno di tutto per regolamentare le acque. Leonardo da Vinci fa i navigli, no? Per cercare di far fronte a questo problema della piccola glaciazione. Piccola glaciazione che fa, in molti casi, ghiacciare le sorgenti, fa in realtà interrompere tutta una serie di indotti. Addirittura c'erano merci che venivano dalla Scandinavia, con l'arrivo della piccola glaciazione questo non succede più. I passi alpini, che erano normalmente percorribili tutto l'anno, si chiudono e non arrivano più merci, per esempio in Germania, dall'Italia, da ottobre fino ad aprile. Quindi l'Europa, che stava nel picco del suo aumento demografico, all'improvviso si trova senza cibo. Non c'è mangiare sufficiente. Si fa di tutto per cercare di far fronte a questa storia. Tra l'altro non è un fenomeno che dura poco. Adesso guardate i nostri telegiornali, quanto enfasi stanno dando alla siccità, al problema dell'acqua del Po, che è bassa, e noi oggi possiamo contare su un'economia che, male che vada, possiamo comprare i prodotti da un altro paese, dalla Cina, al limite i grilli, ma quanto da mangiarlo proviamo. E all'epoca invece mica c'era il telegiornale che te lo diceva già prima. E la piccola glaciazione, che c'è dal 1420-30, non dura 3 anni, dura 300 anni. Quindi questa piccola glaciazione impone un cambiamento enorme, soprattutto in quei paesi che stavano veramente sul limite. Noi italiani ci siamo salvati perché la nostra penisola ha una grande produttività dal sud e dal nord, ma pensate a quei paesi come la Francia o la Germania, che dove hanno il territorio che veramente tendeva ad essere freddo,
da vedere queste problematiche brutte. Pensate all'Austria, che era un paese tendenzialmente agricolo. L'Austria, se fa freddo e il clima e l'inverno si protrae oltremodo fino ad arrivare ad aprile, tutti i raccolti vanno fuori. Quindi che succede? Che questi paesi cominciano ad avere problemi. Soprattutto quei paesi come quelli che erano in ascesa di popolazione. Nel Medioevo, quando su 10 figli ne sopravvivevano 2, era una tragedia, ma a mangiare bastava. Se adesso i figli non ne fai più 10, perché ne fai 6, ma campano tutti a 6. Da una parte una benedizione, ma che gli dai a mangiare? E quindi questo sovrappiù demografico obbliga a prendere delle decisioni. Obbliga in realtà, innanzitutto, a cercare dei nuovi espedienti agricoli, cercare di mettere a cultura altri territori. Curiosamente le città devono industriarsi. Vedete, il Medioevo c'era nella limitatezza della cultura medievale, c'era però una organizzazione che aveva il compito della sperimentazione in tutta l'Europa, che erano le abbazie benedettine. Cioè queste abbazie facevano solo quello, sperimentavano nuovi semi, nuovi frutti, eccetera, e in un modo o nell'altro bonificavano. I monaci facevano i canali, ecco perché voi avete sempre le abbazie che sorgono in zone da bonificare, no? Pensate a una fiastra lì, quello dove era voluto, c'era una fiastra, bonifica tutto. Cioè, è uno questo compito. Finita l'epoca delle abbazie benedettine, dei monaci, perché siamo nel Rinascimento, tutti questi terreni regrediscono e nel momento che sono regrediti arriva la piccola glaciazione. Quindi bisogna cercare di coltivare. E quindi che succede? Che si vanno a coltivare territori stranissimi. Questo viene dal castello del Buon Consiglio di Trento, un vigneto, guardate. Si cerca di far proliferare l'agricoltura sperimentando culture in zone che prima non erano adatte, nel tentativo di risolvere questo problema della piccola glaciazione, soprattutto perché in Italia, come ripeto, noi stiamo abbastanza bene, ma in Germania. E allora coltivare i territori del Trentino, che all'epoca appartenevano all'arcidiocesi di Bressanone, che era la testa di ponte in Italia del Regno di Germania, e quindi cercare ovviamente di mandare, coltivare quei territori che era possibile, sperimentare nuove culture, nuove tecniche e arrivare appunto a selezionare nuovi tipi di cereali, nuovi tipi di verdura. E questo che si cerca di fare è un aspetto, quello dell'agricoltura, del Rinascimento, che noi conosciamo poco. Però ovviamente che succede? A un certo punto quello si fa. E allora che cosa succede? Che visto che non si riesce a produrre di più, diventa imperituro come facciamo noi oggi. Cioè, l'energia costa tanto. Possiamo produrne di più? No. Di conseguenza, dobbiamo cercare di non sprecarla. Ed è quello che succede qua. Si può produrre più cibo? No. Allora cerchiamo di non sprecare e di conservare quello che abbiamo in più. Ed ecco quindi che nella metà del 1400 comincia la ricerca di tutta una serie di cose di cui prima non si sentiva mai parlare e che invece a un certo punto nei nostri libri di storia compare in modo preponderante. Tanto che a un certo punto nel libro di storia, ma certo, no, che cosa? Le spezie. Cioè, scusate, ma oggi le spezie, ma se a noi ci finisce il pepe a casa, ma fanno una tragedia, no, finito il pepe, vuol dire che faccio la matriciana, la carbonara senza il pepe. E invece perché a un certo punto le spezie diventano così importanti che ci si fanno le guerre per le spezie? Perché se prima io certe cose potevo permettermi di sprecarle, adesso no, devo inventarmi sistemi per conservare certe cose. E cosa si conserva? Il sale.
Allora, il sale, per chi abita in Puglia o abita in Sicilia, è facile averci il sale. Ma chi abita in Pianura Padana, da dove lo prende il sale? E quindi a quelli che escono fuori siti come la zona di Salso Maggiore, tutta la parte lì della Pianura Padana, che infatti inventa che cosa? I salami, i prosciutti, le salsicce, carne da fare sotto sale. In Austria, conosciamo un importatore come Salisburgo, perché bisogna non sprecare il cibo, bisogna conservarlo. Idem le spezie. Ma quando mai è stato il mercato delle spezie nel Medioevo? No. E invece da questo momento diventa importante le spezie. Ma le spezie non ce le abbiamo noi, le spezie stanno lontano. E quindi se prima ogni tanto qualche cannelliere che veniva a vendere la seta portava un sacchetto di spezie, adesso comincia un indotto dall'Oriente tutto basato sulle spezie. Ma questo è un mercato che non è previsto. È come appunto nei nostri giorni il mercato del gas. Prima nessuno di noi sapeva il problema del gas. Ora ci siamo tutti resi conto che tocca prendere il gas. E ci siamo resi conto che poi l'Azerbaigian c'è un po' di gas, l'Algeria c'è un altro po' di gas. Stesso discorso da lei. Quanto costa far venire le spezie? Tanto. Troppo. Perché prima costavano poco, adesso costano tanto. La legge del mercato. Allora, sai che c'è? Ce l'andiamo a prendere noi le spezie. Quindi, cominciamo a cercare una strada che ci porta a prendere le spezie. Normalmente le spezie arrivavano dall'India, o arrivavano dal sud-est asiatico, passando di mano in mano perché costavano poco, non aveva nessuno. Ma ora che il prezzo è salito, tutti i paesi, interi stati come i persiani, come gli arabi, come i turchi, campano su questo, sulle spezie che ci vendono. E allora noi dobbiamo cercare un modo per andarcene a prendere noi le spezie in Oriente. E allora, nella metà del 1400, tutta una serie di personaggi, navigatori, soprattutto portoghesi, gente che era abituata ad navigare, dice: e se troviamo una strada per andare a prendere le spezie che ci fa andare fino in India? I vari Vasco de Gama, tutta questa gente, per andare a raggiungere le spezie, perché è diventato importante per l'economia, perché non dobbiamo sprecare cibo. Quante cose derivano dalla tradizione rinascimentale di questo periodo, quanti tentativi di conservare appunto gli alimenti. Abbiamo detto i salumi, ma anche i formaggi stagionati. Nell'antichità non esistevano mica i formaggi stagionati. I romani mangiavano tutti quanti i mascarponi, le ricotte, non esisteva un formaggio stagionale, neanche nel Medioevo. È nel 1400 che viene inventato il formaggio stagionale, per farlo conservare, perché non ti puoi permettere di sprecare il latte o di sprecare il formaggio. Quindi inventiamo i formaggi stagionali, inventiamo la carne salata, inventiamo la carne essiccata, inventiamo il pesce sotto sale, inventiamo il pesce fumicato, tutti i tentativi di far conservare certe cose. Inventiamo le confetture, inventiamo la verdura cotta. Quanto serve arrivare a rimediare della verdura che non si fa cattiva? Ci sarebbe da fare un'apologia delle patate. Voi non avete idea le patate che cosa hanno risolto. Cioè, voi rendete conto, noi l'unico vegetale analogo che esisteva da noi era la carota o la patata, o la rapa. Ma volete mettere patate? Le patate hanno risolto tantissimo, tant'è che alcuni popoli dell'Europa, ancora oggi, soprattutto nell'Europa orientale, hanno basata sulla patata una quantità enorme della loro gastronomia, perché sono popoli freddi. Parliamo dell'Ucraina, parliamo della Moldavia, della Bulgaria. Ma bisogna cercarle queste cose, non esiste. Ecco da che cosa nasce l'anello ad andare in giro. Ecco perché a un certo punto un mondo che si era tutto quanto, tutto il mondo. Guardate, qui sono le donne che stanno, vedete, preparando delle conserve. Guardate. Vedete?
sono delle arnie, così, vedete, stanno ungendo, stanno preparando del formaggio, guardate, cose che non esistevano nel Medioevo, sempre invece la necessità di conservare, perché la popolazione è tanta e ovviamente c'è il problema della piccola glaciazione. Questa necessità, a un certo punto l'Europa si scopre povera di certi materiali. L'Europa era stato l'universo di tutto il mondo fino a questo momento. In questo momento, dall'antichità fino ancora nel 1500, c'era l'Europa e poi i paesi ai confini dell'Europa, che erano ai confini del mondo. Adesso si scopre che l'Europa certe cose non ce le ha. E quindi la prospettiva totalmente europea si deve tradurre in una prospettiva che è extraeuropea. Guardate, è un cambiamento mentale enorme. Rendersi conto di non essere più il centro del mondo o di non essere più il solo mondo che esiste, ma c'è tutto un altro mondo esterno che ha delle cose che ci sono utili. È chiaro? E quindi che succede? Che in questa che è la prospettiva dell'Europa così come è alla fine del 1400, quell'impero ottomano, questi qui, i vari regni che stanno nascendo, la Spagna, la Francia, dove si sono compiute delle piccole rivoluzioni, perché la Spagna è diventata tutta quanta cristiana, è stata occupata tutta quanta dalla Castiglia e del León, il Portogallo si è staccato, è diventato un regno autonomo, la Francia si è definita, l'Italia in parte è stata occupata dal regno di Napoli, il Sacro Romano Impero ancora spaccato ma controllato, diciamo, la monarchia d'Asburgo. Ecco, l'Europa politicamente si sta configurando, ma a latere, indipendentemente di quello che sta succedendo, ci sono delle problematiche grosse, forti, al punto che personaggi politici importanti come Massimiliano d'Asburgo, che controlla un territorio molto grande, si rende conto che questo territorio ha dei problemi. L'Europa diventa all'improvviso vecchia, non riesce ad stare a pari con le necessità che l'Europa ha. Ha perso la sua centralità, ma si sente vecchia. La società è vecchia, l'economia europea è vecchia. E allora l'Europa deve rivolgersi ad altro. Tra l'altro l'imperatore, ormai non è più quello di prima, cerca il sostegno di qualcuno che lo aiuti in questo senso, e questo sostegno ce l'ha, lo cerca per esempio del papato, e questo sostegno lo cerca appunto da consentire una cosa che sarebbe stata impossibile qualche anche solo cent'anni prima, cioè che il papato diventi uno stato. Nessuno ha mai fatto comodo che il papato diventasse uno stato, e invece a un certo punto il Sacro Impero consente che il papato diventi uno stato, e nel 1503, non senza qualche problematica ovviamente, la Chiesa diventa uno stato. Questo fa sì che la Chiesa diventi totalmente autonoma, ma butta la Chiesa nel calderone di tutti gli stati d'Europa. Quindi la Chiesa può avere qualcuno che le dichiara guerra, la Chiesa può dichiarare guerra, la Chiesa deve battere moneta, cioè la Chiesa, diventando uno Stato a tutti gli effetti, ne guadagna di autonomia e diventa un possibile interlocutore. Io posso allearmi con la Chiesa. Guadagnando questo potere enorme, così, c'è però un colpo di coda che colpisce la Chiesa. Nel momento che la Chiesa diventa questo, ecco lì che perde molta del suo prestigio spirituale e quindi diventa anche un possibile antagonista politico, e di conseguenza si può cavalcare questo strano ruolo che la Chiesa sta assumendo e si può dichiarare la Chiesa un nemico. Nascono le riforme religiose, cioè la riforma di Lutero, il calvinismo, eccetera, sono un effetto strano di questa autonomia che la Chiesa prende.
Prima la Chiesa era un organismo solo religioso, al massimo potevi contestarla, eri dichiarato eretico, ma in questo caso, diventando la Chiesa un organismo politico, un eventuale riformatore religioso come Lutero può avere degli stati o dei regni che lo sostengono per contrapporsi alla Chiesa con l'altro stato. È chiaro? Cioè, è un effetto particolare che dovete vedere anche in quest'ottica. Cioè, nel momento che diventa, che offre il fianco come Stato, un'organizzazione politica, è attaccabile in questo senso. Per cui, nel momento che nasce lo Stato della Chiesa, come ripeto, con tutta una serie di problematiche che non sono comportate, eccetera, eccetera, significa proprio che diventa anche un possibile antagonista. Per cui, guardate questa, diciamo, vignetta dell'epoca, dove si vede il Papa addirittura con l'armatura che combatte contro l'imperatore, cosa che era impensabile prima. In realtà è una vignetta tra virgolette satirica questa, ma è appunto per indicare che ormai il papato è diventato un re, il Papa è diventato un re a tutti gli effetti, e quindi è un personaggio che come re può essere attaccato. È un politico. È un politico, sì, a tutti gli effetti, quindi questo ovviamente lo sottopone a questa serie di problematiche. Ovviamente la cosa poi arriva al suo massimo con Carlo V, no? Carlo V che va a cercare di trattenere, di tenere insieme i presupposti del Sacro Romano Impero, combinandolo con quello di Spagna, poi con il Ducato di Borgogna, poi cerca un accordo con la Chiesa, ma la politica di questi anni, della prima metà del 1500, è veramente un disastro, perché è legata a un totale squilibrio, non c'è squilibrio nell'impero, non c'è squilibrio in niente, e questa è la dimostrazione delle guerre che per quasi un secolo hanno caratterizzato l'Europa. Non c'è nessun momento della storia d'Europa che è stato tanto pieno di guerre quanto il passaggio tra la fine del 400 e la seconda metà del 500. Guerre che si mascherano da guerre di religione, ma in realtà sono guerre di territorio, sono guerre per il cibo, sono guerre per l'accesso alle vie di comunicazione, sono guerre per l'accesso alle risorse. Poi, sapete, è facile mascherare le guerre a volte come guerre di religione, perché in questo modo si offuscano delle problematiche sociali invece gravissime che ci sono e che caratterizzano ovviamente il continente. In questa situazione su Francesco I di Francia, appunto nella contrapposizione con l'impero, tra la Spagna che è cristianissima, scusate, che è cattolicissima, e la Francia che è cristianissima, però sia la Francia che la Spagna fanno guerra al Papa. Quindi, perché ovviamente tante problematiche, che poi coinvolgono le varie famiglie aristocratiche italiane, i diversi stati, per cui si dà un'idea, si cerca di ricostruire il concetto di un'idea di una Europa sovrana, no? Quello tanto di moda in questo momento, nel 1500, cose come queste. Questa è l'Europa, vedete? Rappresentata come una sovrana dell'impero. C'è l'Italia che è il braccio destro che tiene in mano il globo. Poi la testa è la Spagna, perché ovviamente è l'Europa di Carlo V, e il corpo è la Germania, cioè la cartina dell'Europa che di fatto rappresenta l'impero. Ma sono delle utopiche bugie, sono delle cose così, danno l'idea di una unità quando in realtà un'unità non c'è. Perché l'impero di Carlo V era sconquassato all'interno da continue guerre, combattimenti, delle varie fazioni religiose e così via. Sta di fatto che noi abbiamo, ecco, che l'Europa in quel momento è appunto spaccata nei diversi stati. E a questo punto un adeguato, un adatto sfogo è la ricerca di altre terre, per le spezie, altri passaggi, per l'economia, ma anche per dare sfogo a questa gente, anche per trovare una soluzione, mandar via tanta gente, mandar via gli esponenti dell'aristocrazia che danno fastidio, mandar via i gruppi di facinorosi a cui vengono regalate province lontane.
la scoperta, la memoria e frontiere geografiche sono quello, un tentativo di sfogo. Poiché l'Europa è questa, con tanta gente, tanti problemi economici, tanti problemi di sostentamento e di alimentazione, beh, se noi aumentiamo la superficie, tutto appare più diluito. Dove la possiamo alimentare? Non nel Nord Africa. Ci abbiamo provato, a fare la campagna di Tunisi, è finita male. Ci abbiamo provato a fare le guerre contro gli ottomani, è finita male. Cerchiamo spazio al di là. Aggiriamo gli ottomani, cerchiamo spazio in India, cerchiamo spazio in Asia, cerchiamo spazio nel Nord Europa, combattendo le popolazioni nordiche, le popolazioni baltiche. Non basta. Cerchiamo altro, a un certo punto scopriamo che c'è un mondo tutto nuovo e vai, ci scateniamo tutti quanti lì. Ed è quello che è successo. Le nuove frontiere geografiche offrono all'Europa un nuovo mondo, quello di cui l'Europa in quel momento aveva proprio tanto, tanto, tanto bisogno. Un più che raddoppiamento della terra su cui impiantarsi, da coltivare, nuovi prodotti, nuovi tipi di vegetali che sono fatti apposta, il gran turco, una cosa che si secca, da cui si può trarre la farina, senza dover dipendere necessariamente dal grano. E ci si scopre che tutta un'alimentazione in una zona fredda dell'Europa è tutta copribile con la polenta. Ah, cioè, quante nuove prospettive ha aperto questo mondo, ha aperto un nuovo mondo, senza contare una grande quantità di metalli preziosi che arrivano e che inizialmente fanno molto bene, ma poi in realtà si rivelano un disastro, perché immettere tanto oro nell'economia, in un'economia già fragile, in quella europea, significa far crollare l'oro, il valore dell'oro, e far crollare tutte quelle economie che sull'oro si fondavano. Tant'è vero che la Spagna si arricchisce enormemente e poi rapidamente nel 700 precipita come economia, perché c'è troppo oro in giro. C'è molto più oro di quanto l'economia assorba. E tutta l'economia bancaria non può più avere effetto. Tanto che la Spagna prima cerca di liquidare gli ebrei, pensando che con l'oro può risolvere, poi in realtà si trova indebitata la Spagna stessa con tutto il resto dell'Europa. Cioè, sono effetti diversi che si innescano. Però lì per lì, la scoperta del nuovo mondo può sembrare una cosa utilissima. Questa è una carta dell'Europa, anzi del vecchio mondo, quella che vedete in alto è l'Africa, per intenderci, è fatta a capovolta. Quindi considerate che, siete guardate, la Spagna con l'Italia e il Mediterraneo sono in basso qui, tutta l'Asia e l'Europa non compare. Questa è la prospettiva che c'era. E torniamo a quello che diceva Sissi, no? La carta, queste carte qui, che hanno una visione. Prima c'era al centro l'Europa, adesso vedete qua, no, mettiamo tutta quanta l'Asia, perché ci siamo resi conto che noi europei dipendiamo dall'Asia, perché tante cose arrivano da lì. Però l'Asia non basta, ci abbiamo cercato di stabilire rapporti diplomatici, eccetera, non ci siamo riusciti. E quindi cerchiamo nuove possibilità di arrivarci lì. Con questa prospettiva di arrivarci, a forza di provare, si arriva ovviamente a scoprire il legame con le Americhe. Questa è una cosa interessante, questa è una carta della produzione dell'Europa nella fine del 400, e ci rendiamo conto che, guardate, alcuni luoghi produttivi sono, vedete, tra la Germania e la Polonia, lì ci sono miniere, risorse, ma gli stati più importanti in questo momento sono in Francia, ma in Francia c'è niente. Stessa cosa in Italia, ma anche lì c'è ben poco. Quindi non coincide la presenza delle risorse con l'evoluzione politica dei vari stati. Ecco perché si deve cercare risorse altrove. E prima ci sono evoluzioni economiche, agricole, eccetera, poi c'è un tentativo di
stringere appunto queste alleanze che abbiamo detto prima con l'Oriente, un tentativo di coinvolgere con l'Unione Europea i turchi, tant'è vero che è pieno di ambascerie turche nei vari stati d'Europa. L'Europa cerca di farsi amici i turchi, in tanti affreschi dell'epoca c'è un personaggio perturbante, i turchi, ma i turchi ovviamente portano acqua al loro mulino e non sono disposti a negoziare con gli stati europei. Ed eccolo che prima si cerca un legame con l'Oriente, e quindi i portoghesi che vanno in India, Goa, città portoghese dell'India, oppure raggiungere il sud-est asiatico, nel tentativo di far arrivare queste famose spezie. Poi ovviamente i vari paesi, le guerre, che prima erano guerre che si vivevano in Europa, si rivolgono nell'economia, si fanno la guerra nei paesi stranieri, in Oriente ad esempio, fino a quando appunto un pugno di personaggi, i navigatori, che guarda caso in gran parte sono italiani, perché c'era alle spalle sempre quella famosa economia bancaria, sempre quello. Non dare retta a quelli che mi dicono che Isabella di Castiglia ha mandato Cristoforo Colombo. No, a mandare i navigatori genovesi è stata la famiglia dei Cipo, che erano banchieri genovesi, imparentati con i Tomacelli. Solo che poi è successo che in realtà l'economia successiva è stata vinta dalla Spagna, e la Spagna ha fatto risultare che gran parte delle cose le ha organizzate lei. In realtà, sì, le navi sono anche partite, le navi di Colombo, dalla Spagna, perché servivano un'autorizzazione reale per partire dalla Spagna e andare verso l'Occidente. Sarebbe stato anche economico partire da Bari per arrivare in Occidente, di fatto tutto il giro così. E quindi ovviamente questo qua, con il senno di poi, hanno fatto risultare gli spagnoli, ma è soprattutto la grande comunità bancaria, sono tante famiglie di banchieri veneziani, genovesi, fiorentini. Amerigo Vespucci era fiorentino, è chiaro, quindi sono tanti. Il fatto che la maggior parte dei navigatori sono italiani è perché la società di armamento navale era italiana, perché era finanziata da gruppi bancari italiani. E considerate che ovviamente tutto questo fa partire una prospettiva totalmente nuova e fa perdere importanza all'Europa. Nel 1500 gran parte degli interessi economici, pur avendo nell'Europa il loro centro di smistamento e controllo, si rivolgono in realtà altrove. Questo comporterà alla nascita di imperi, non più imperi come erano stati gli imperi antichi, imperi territoriali, ma imperi commerciali. Imperi commerciali che faranno tutta quanta la storia della società, della politica e della cultura, da questo momento fino praticamente ai giorni nostri, quando la prospettiva economica diventa di gran lunga più importante, più pressante della prospettiva politica e territoriale. Ma questo lo vedremo la prossima volta. Grazie a tutti.